Buonasera a tutti. Oggi ci troviamo qui per affrontare il discorso carburatore. Ci sono due tipi di revisioni da fare a un carburatore. Una è smontarlo dalla Vespa, togliere le parti principali, dare una lavata al tutto e dare una soffiata e rimontare. Oppure, quello che vi farò vedere oggi è smontare il carburatore dalla scocca. Lo scomponiamo da ogni sua parte e sostituiamo certi componenti. Togliamo innanzitutto il serbatoio. Con una chiave di 11 rimuoviamo anche il fungo che troviamo qui dietro per il bloccaggio della sella. E innanzitutto chiudiamo il rubinetto della benzina. Ora, vedete, stacchiamo il tubo che va al carburatore. A questo punto solleviamo il serbatoio e è rimasto vicino alla stina il gommino del rubinetto. Lo riposizioneremo dopo. Come potete vedere, vediamo il nostro carburatore con il filo dell'aria che andremo a sganciare in questo modo. Questo è il filo dell'acceleratore e questa è la vite della fascetta che tiene il corpo carburatore e il collettore. Ora rimuoviamo questa vite, l'allentiamo e a questo punto, facendo roteare e nello stesso tempo tiriamo verso il manubrio, il carburatore esce così. Ora facciamo leva sull'acceleratore e rimuoviamo il filo in questo modo e lo sfiliamo. E questo è il carburatore rimosso dalla Vespa. Nello specifico oggi affronteremo la revisione di un classico carburatore 1610. Quindi avremo bisogno di un kit adeguato a questo carburatore, in questo caso 1610. E iniziamo lo smontaggio. Cominciamo dal filtro. Ora togliamo le parti più grosse. Con una chiave dell'8. Mi raccomando, tenete anche la minima ranellina, poi andremo a scomporre anche il filtro. Ora togliamo l'ingresso della benzina, anche qui annotatevi la direzione per evitare di avere problemi dopo l'inserimento del tubo, quindi memorizzate com'è posizionato e andiamo a svitare questa vite esagonale, o con un cacciavite o con una chiave adatta. Tolto questo, come potete vedere, troviamo un filtro che poi andremo a pulire. Se, naturalmente, non ve l'ho detto, ma se ci fosse miscela dentro il carburatore, provvediamo a vuotarla in un contenitore. Ora togliamo il coperchio del carburatore, praticamente dove c'è la ghigliottina. Attenzione alla molla. Tirate il raggio e questo è il coperchio con la sua ghigliottina. Rimuoviamo questo che è il getto del minimo. Ecco, tolto il getto del minimo. Rimuoviamo ora il filo dello starter. Ora andremo a rimuovere la vite della carburazione. Se la Vespa andava bene, vi consiglio di annotarvi i giri di questa vite facendo così. Tenete a mente la posizione del cacciavite e avvitate e contate i giri in questo modo. 1,5. Quindi questa vite era svitata di 1,5 giri. Una volta memorizzato questo, la possiamo svitare tutta. Ora procediamo a togliere la vaschetta
Qui troviamo il nostro galleggiante, che poi vi spiegherò, il getto del massimo, questo è il centro, o jiggler, e il getto dello starter. Togliamo ora il nostro galleggiante, che è fissato tramite questa spinetta color acciaio. Usate una punta, poi con l'aiuto magari di una pinza, o così. A questo punto solleviamo il nostro galleggiante e troviamo questo che è o spillo conico, tappo a spillo, chiamatelo come volete, che ha una funzione molto importante che poi vi spiegherò. Ora rimuoviamo il getto del massimo e il getto dello starter. Questo è il nostro carburatore privo di qualsiasi componente. È rimasta questa guarnizione che ora poi andremo a togliere e troviamo nel kit. E questi sono tutti gli elementi che abbiamo tolto. Il galleggiante, il suo spillo conico, i vari getti, getto del massimo, minimo, starter, dove va attaccato il tubo della benzina, ghigliottina, vite della carburazione, filo dello starter e la nostra vaschetta. Apriamo ora il nostro filtro, dopo aver rimosso queste coppiglie. E lo andiamo a aprire. Troviamo al suo interno questa retina metallica che appunto fa da filtro. Noi la andremo a togliere e a questo punto vi dovete procurare un contenitore con benzina pulita e ogni parte del carburatore, corpo compreso, andrà pulita e soffiata. Usate un pennellino e mi raccomando benzina pulita. Quindi pulite la retina, pulite il corpo carburatore e poi soffiamo il tutto. Una volta lavato il nostro corpo a carburatore, prendiamo mano il nostro kit e iniziamo a sostituire le cose che ci interessano. Come potete immaginare, in un 1610 i componenti da cambiare sono veramente pochi. Infatti il 1610 facendo più di una serie, il kit del 16 facendo più di una serie, avanzerete molti pezzi. Non preoccupatevi, non è un errore vostro, è proprio perché facendo più serie non tutti i componenti dovrete usarli. Iniziamo dalla vaschetta. Come potete vedere c'è una guarnizione nera, con l'aiuto di un spillino potete toglierla così e preleviamo quella nuova dal kit e la riposizioniamo. Ora prendiamo la nostra guarnizione nuova e la andiamo a sistemare sulla nostra vaschetta. Inizialmente magari farete un po' fatica perché essendo nuova dovrete dargli la forma della sua sede. Adesso iniziamo a riassemblare il tutto, iniziando da questa guarnizione nuova. Abbiamo pulito il nostro filtro e sempre dal kit prendiamo questa rannellina guarnizione che va nella vite. In questo modo e mettiamo il nostro filtro. Una cosa che mi raccomando, che è forse la cosa più importante della revisione del carburatore, è questo spillo conico che inserito nel galleggiante lavora come una valvola, vedete? Il galleggiante si alza, si abbassa, si alza, si abbassa e questo spillo conico va a chiudere, va a interrompere il flusso di miscela. Quindi dovete innanzitutto guardare che il vostro galleggiante sia integro senza fori. E importantissimo è questo spillo. Come vedete la punta presenta una parte gommata. Se ci fosse anche un micro solco o fosse rovinata, questa non andrebbe a chiudere questo foro e continuerebbe a uscire miscela nella vaschetta, entrare miscela nella vaschetta. Sostituito il nostro spillo, lo inseriamo nel galleggiante in questo modo,
lo andiamo a riposizionare così e andiamo a inserire la nostra spinetta che avevamo tolto in precedenza. Quindi la funzione importantissima del galleggiante è quella di regolare il flusso di miscela nella vaschetta. Praticamente sale il livello, chiude, si abbassa il livello, apre, tramite lo spillo che abbiamo cambiato prima. Importantissimo cambiarlo, appunto, perché se fosse rovinato avreste una perdita del carburatore e avreste anche una carburazione non giusta. Adesso andiamo a rimontare i nostri getti. Molto utile per avere una carburazione standard, se il carburatore, il motore originale, è una tabella che vi metterò poi alla fine con i valori dei getti originali. Getto del massimo o jiggler, getto dello starter e i nostri getti principali sono montati, quindi getto del massimo, starter e getto del minimo. Vite della carburazione, ricordatevi i giri. Questa forse è la parte un po' più complicata della nostra revisione. Come potete notare, anche qui sotto c'è una guarnizione. Per rimuoverla dobbiamo staccare la molla e la ghigliottina, in questo modo. Così. Anche qui, non so se riuscite a notarlo, c'è un gommino che è presente anche questo nel kit. Per rimuoverlo e sostituirlo dobbiamo allentare questa vite, far uscire questa stina e abbiamo accesso a questo gommino. Staccata la stina, tiriamo e troviamo il nostro gommino qui sotto. Ora inseriamo la nostra molla nella sua sede, agganciamo la stina in questo modo e riposizioniamo la molla. Mettiamo la nostra ghigliottina nella sua sede e andiamo a avvitare il tutto. Filo dell'aria. Anche qui avremo preventivamente soffiato il tutto con la nostra aria, anzi abbondate di aria quando avete lavato con la benzina, in tutti i minimi fori. Chiudiamo la nostra vaschetta, rimontiamo il nostro filtro. Molto spesso si fa confusione quando si parla di vite del minimo e vite della carburazione. Visto che abbiamo affrontato il problema carburatore, cercherò di spiegarlo. Questa agisce sulla ghigliottina, è la vite del minimo. Questa è la vite della carburazione. In base a dove è posizionata, arricchiremo, smagriremo la miscela. Se è posizionata dalla parte del motore, avvitandola smagriremo, aprendo, quindi svitando, ingrasseremo. Se invece trovate carburatori con questa vite nella parte del filtro dell'aria, il procedimento è inverso. Se apriamo, smagriremo, perché entrerà più aria. Se chiudiamo, ingrasseremo la miscela. Molti fanno ancora confusione tra vite della carburazione, che è questa e può essere posizionata da questa parte o da questa parte, e la vite del minimo. La vite del minimo agisce sempre sulla ghigliottina, infatti se noi avvitiamo qui vedremo la ghigliottina che si alza leggermente. Di solito una carburazione standard prevede di avvitare tutta la vite della carburazione e di svitare circa un giro e mezzo, un giro e un quarto. Io di solito faccio in questo modo. Accendo la Vespa, la faccio scaldare un po', accelero un po' con la vite del minimo. Avvito tutta la vite della carburazione fino a far spegnere il motore. Quindi svito di un giro e mezzo, un giro e un quarto questa vite e accendo la Vespa. E poi faccio le correzioni minime con questa vite. Ora montiamo il nostro carburatore sulla Vespa.
Volevo fare un ringraziamento particolare alla pagina Facebook La Bibbia del Vespista, che collabora con noi. Anzi, se avete dubbi o domande di qualsiasi genere, non esitate a contattarci tramite la pagina Facebook La Bibbia del Vespista. Un grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.